La religión representa el migliore e il peggiore dell'uomo. I crimini più grandi si sono stati fatti a nome della religione. Le virtù più sublimi si sono state fatte anche a nome della religione. Lo slancio verso l'eroismo e la vita veramente eroica viene dalla religione. Lo slancio per la vendetta e per le crociate e per le guerre viene dalla religione. La religione è ambivalente, come è ambivalente l'uomo. L'uomo è capace di eroismo e capace di vigliaccheria. Perché la religione è quello che ci religa, che ci lega, e io aggiungo anche, è che si slega. Perché una religione che non dia libertà, spazio per la libertà, la religione lega e slega, se si può dire in italiano, non lo so, e quindi ci libera. E una religione che non sia libera non è religione. E perciò io preferisco la parola connessione, ti connetta, ti rende consapevole che io non posso vivere senza di lei, che l'uomo, un uomo isolato, sarebbe una contraddizione e non potrebbe sopravvivere. Ha bisogno di una relazione, cioè di una religazione all'altro.